conosciuti, gli amici non si vanno del tutto. Quando comincia un'amicizia, difficile a dirsi, forse impossibile, e non per un difetto di memoria o per un suo improvviso cedimento, quanto per il fatto che il tempo degli inizi non è documentabile. È un tempo senza data, nulla di memorabile accade ai primi incontri. Credo, scrive Brancon, che si sappia quando l'amicizia sta finendo, anche se dura ancora, a causa di un disaccordo che un fenomenologo dominerebbe esistenziale di un dramma, di un gesto infelice. Ma si sa quando comincia? Non è un colpo di fulmine dell'amicizia, piuttosto un poco a poco, un lavoro lento del tempo. Si era amici e non lo si sapeva. Va bene?